Ehi, LoboGeFanatici, e bentornati in questo nuovo video! Oggi proseguiremo con le challenge delle generazioni andando a fare quella di quarta generazione, ovvero di Sinnoh, che si chiama... Oddio, che nome brutto! 107 Pokémon Challenge, oppure 107 Pokémon Challenge, ma suona veramente troppo brutto, quindi no. No. La challenge della scorsa generazione, della terza, è riuscita ad arrivare addirittura a più di 1100 mi piace, quindi ovviamente anche per questa impegniamoci con i pollici in su e cerchiamo di arrivare ovviamente almeno a 1000 mi piace. So che potete farcela, mettete tantissimi mi piace e insieme diventeremo imbattibili. Forse, perché gioco io, quindi non è proprio sicura la cosa, insomma. Cioè, se fosse uno bravo a giocare, pure, però, insomma. La quarta generazione è la mia generazione preferita. Ho iniziato praticamente a giocare in maniera seria con i Pokémon da Diamante e Perla, quindi ricordo molto bene il Pokédex. Riuscirò a vincere? Non lo so. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci qui nel sito, 107 Pokémon in 12 minuti. Come al solito, andiamo! Allora, iniziamo subito con gli starter. Tartwig, che si scrive con la U. Quindi, cosa ho sbagliato? Già ho sbagliato... Ok, poi Grotol, Torterra, Chimchar, ok, Monferno, Infernape, Piplup, la mia prima scelta tra l'altro in Pokémon Perla la prima volta che ho giocato, Empoleon, non mi veniva Primplup, poi abbiamo i Pokémon iniziali, Starly, Starevia, Staraptor, Bidoof, Pokémon preso in giro da tutti, povero Bidoof. Bidoof l'ho già scritto, giustamente. Bibarel. Poi abbiamo Shinx, Luxio e Luxray. Poi abbiamo Bonsly, Mime Junior. Ok. Munchlax, li metto così come me li ricordo. Poi altri Pokémon iniziali, Cricketot con la CK, ok. Cricketune, ok. Poi abbiamo... ah sì, le nuove Evolution, Glaceon e Leafeon. Ok, poi abbiamo... ah, Togekiss, il mio Pokémon preferito. Togekiss. Poi altro Pokémon che mi piace molto, Gliscor. Metto i miei preferiti, Mamoswine. E poi altri preferiti di quarta, Lucario, non scordiamolo, Drapion, Scorupi. Se ho messo Lucario devo mettere anche Riolu. Non farò lo stesso errore di non mettere le evoluzioni questa volta. Spero, almeno. Yanmega, altro Pokémon che mi piace. Markrow l'avevo già messo. Hunchcrow. Hunchcrow? Come cavolo si scrive? Hunchcrow. Mio Dio. Come si scrive? Non mi viene, va bene. Finneon. Lumineon. Mettiamo i leggendari. Palkia, Dialga, Heatran, Cresselia, Darkrai... Ma porca miseria. Darkrai. Se sbaglio a scrivere qualche Pokémon come nella scorsa che ho sbagliato Dusclops, mi arrabbio. Fione, Manaphy, Shaymin. Poi chi ci sta? Giratina, Arceas. E ne manca uno. Ne mancano tanti. Azelf, Uxy, Mesprit, Rotom, che non è un leggendario, ma vabbè. Chi manca? Shaymin, Arceas. Regigigas. Ok. Pokémon che abbiamo saltato, quelli iniziali ne mancano tre. Ne mancano tre, che sono... Badiou, Roselia... Roserade, no giusto, c'è già Roserade, perché Roselia è già di terza. E chi manca? Boh. Vabbè, mettiamo altri. Gible,
Gabite, Garchomp. Ok, poi pensiamo ai capi palestra, anzi pensiamo prima a Barry, che mi fa venire in mente Flotzel e Buizel. Poi abbiamo Paragly, il Team Plasma, Team Galassia, Glemiao, poi abbiamo Stanky e Skantank, poi abbiamo Krogank e Toxicroak. Ok, e questi sono quelli del Team Galassia. Poi capi palestra abbiamo Krenidos, Rampardos e poi altri fossili abbiamo Shieldon e Bastiodon. Poi abbiamo, vabbè, Roserade l'ho già messo, Cherrim e le pre-evoluzioni, sì, sono Cherrim ha la pre-evoluzione che è Cherubi. Come cavolo lo sto scrivendo? Cherubi, ok, questa è la palestra di Gardenia più o meno. Poi nel bosco ci sono anche i Baneri. Bune. Cosa ho sbagliato a scrivere? Baneri. Si chiama così? Mi fa venire in mente un altro Pokémon però. Burmy, Wormadam. Andiamo avanti ancora con i capi palestra. I capi palestra abbiamo. Fannicon, Drifloon e Drifblim, ok, e anche Miss Magius, ok, ottimo. Poi Punchcrow, come cavolo si scrive? Mio Dio! Sempre la K e la C mi fanno confondere. Siamo a 74 su 107. Possiamo farcela. Dusknoir, Gallade. Tutti di là stanno. Froslass. Tutti di qua stanno. E Probopass. Sono tutti Pokémon alla fine, quelli di... Sì, quelli che praticamente si sono conosciuti più che altro in Platino, almeno per me. Poi abbiamo Mentaike, giusto, che lo volevo mettere nelle altre challenge, non l'ho messo perché giustamente non c'era ancora. Allora, pensiamo ancora ai capi palestra, eravamo arrivati a Fanny, poi c'era Ferruccio, poi... Magmortar? Sì, fanno parte di questo! Electivire. Ok. Pensa. Snover. Abomasnow. Medicham? Non è di questa gen? Medicham? Non è di questa gen? Va bene. Chingling. Ok. Poi Magneson, Weavile, che ce l'aveva, sì, giusto. Hippodon e basta, sì. Chi manca? Baneri si scriveva così, mortacci. E Lopanni. Poi, Chatot, Poképark, Spiritomb. Ricordiamoci i Pokémon particolari. Mi ricordo certe volte cosa c'è. Porygon Z col trattino. Ah, ecco, stava lì sotto. Abbiamo completato quasi. No, due colonne, quasi tre, quasi quattro, anzi, azzarderei. Appini, uovo che ti viene dato vicino a Curipoli. Carnivine, nella sottospecie là di zona safari, quella con il pantano. Chi manca?
Super 4. Super 4 abbiamo Vespiquen. Vespiquen. Ok, e come si chiama l'evoluzione? Combi, la pre-evoluzione. Combi, poi abbiamo Bronzor di Luciano e Bronzong. Ok, ok. Poi abbiamo Licky Licky, mi stavo scordando, si scrive così? Licky, 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 Licky. Oh, e vai, Rhyperior. Ok, qui c'è la Palmer. 2 minuti e mezzo per azzeccare 6 Pokémon. No, stavolta devo vincere. Shellos. E Gastrodon. Tangrowth. Ho vinto? 3 Pokémon. Chi manca? Wormadam. Tra Wormadam e Combi. Poi Vespiquen. Buizel. Gastrodon. Tra Drifloon. Tutti Pokémon mono. Mono Pokémon. Mono Pokémon. Spiritomb l'ho messo, Lucario l'ho messo. Ambipom! Sì! 2 Pokémon! 2 Pokémon, abbiamo 2 minuti! Dai, no, stavolta ce la devo fare, stavolta ce la devo fare. Dai, dai, mono Pokémon, mono Pokémon. Allora, mono Pokémon sono Lucario. Lucario, Spiritomb. Miseria. Il campione del mondo! Il campione del mondo! Non ho messo Pachirisu! Un Pokémon! Mio Dio! Turtwig, ok. Starly, Saraptor, Bidoof, Bibarel, Cricketot, Cricketyon. Tra Wormadam e Combi. Tra Wormadam e Combi, Baneri, Lopanni, Mismagius, Sanch, Krogle, Miao, Puro, Glicingling, Stanky, Skantek, Bronzor, Bronzong, Bonsly, Mime Junior, Eppini, Chatot, Spiritomb, Giver, Gabite, Garchomp, Manchurk, Sinolo, Lucario, Hippopotas, Hippodon, Scorupi, Drapion, Krogank, Toxicroak, Carnivine, Finneon, Luminion, Mentaix, Snover, Abomo, Snowweevil, Magneson, Licky Licky, Rhyperior, Tangrowth, Electivire, Magmortar, Togekiss, Yanmega, Leafeon, Glaceon, Gliscor, Mimosine, Porygon Z. Tra Wormadam e Combi, Coleotteri, Coleotteri, Tangrowth l'ho messo, Tangrowth l'ho messo. Catro. Yanmega, Yanma, è di seconda, Wormadam e Combi, Surskit, no. Motim! Sì, 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 vittoria, vittoria, sì, sì. E vai, vittoria! Sì, 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 sì! Mio Dio, ho vinto! Oh mio Dio, in 12 secondi, 12 secondi ho vinto! Sì, per la miseria, per la miseria! Campione di Sinnoh, campione di Sinnoh, era scritto nel destino quando ho comprato Pokémon Perla! Vittoria, vittoria, sì! Sì, sì! Mio Dio! Mio Dio! Ho fatto bene a fare il ragionamento finale che ho fatto. Mancavano pochi secondi. Dopo aver passato in rassegna tutti i Pokémon e averli letti praticamente quasi tutti, non mi veniva in mente nulla. Ho letto cosa c'era tra e dopo il Pokémon che mi mancava. C'erano coleotteri, praticamente coleotteri che volano, e Motim. Motim, ti ringrazio Motim che mi sei venuto in mente. Oh mio Dio, li ho passati in rassegna tutti, da Surskit a Masquerain a Yanma, e poi è arrivato lui, nella mia mente è arrivato lui, Motim, Motim, ti adoro Motim, ti adoro Motim. Ho vinto! E adesso voglio che arriviamo a più di 1000 mi piace, molto più di 1000 per la mia prima vittoria nelle challenge delle regioni. Pokémon. È stata intensa, è stata veramente intensa, ho rischiato di non vincere neanche questa per un dannato Pokémon, e dai! Che poi alla fine quando me ne mancavano tipo 6, me ne sono venuti in mente altri 3 o 4 e ho detto dai, dai che ho vinto, che ho vinto, poi li mettevo e vedevo che mancavano sempre, e alla fine
ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Viva Sinnoh, viva i Pokémon di quarta, viva Pokémon Diamante e Perla, viva Pokémon Platino, viva The Lars che ha vinto. E grazie anche a tutti quelli che hanno creduto in me, perché molti mi hanno mandato un sacco di messaggi dicendomi che potevo farcela questa volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vittoria. Sì. Sì. E siamo arrivati alla fine anche di quest'altro video. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ricordatevi di lasciare un sacco di mi piace e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye!